Dall'ansia intendi? Dalla notorietà, dall'ansia, dello stare in mezzo a questa cosa. Come stai, insomma, in questa situazione? Allora, in realtà lo sai, sto molto bene. Poi sono una persona che cioè sono abituato indirettamente, sono stato abituato a viverla già, no? La popolarità. Io non l'ho mai vissuta, sto vivendo adesso grazie ad amici che ho fatto, Sanremo. Però lo sai qual è il problema? Che io non mi sento una persona popolare, non mi sento un cantante. Cioè mi vedo troppo come Luca, il ragazzo 19enne che fa solo il che canta. Però sono sempre Luca. Vorrei, cioè, deve essere sempre così secondo me, perché mi rendo conto che poi io mi fermo a parlare proprio con le persone, cioè sono loro che mi tirano via, che io mi fermo, parlo, come stai, tutto a posto, eccetera eccetera, quindi la sto vivendo veramente molto bene. Poi per l'ansia il Fantasarremo mi sta aiutando tanto a distrarre un po'. Grazie. E di che, grazie. In bocca al lupo. Viva il lupo, ce lo teniamo amico sta settimana, perché non si può mai sapere. Ciao, ciao, Alberto Fassio della Sestina, Scuola di Giornalismo Walter Tomaggi. Piacere. Intanto è un piacere essere qui con te e volevo chiederti una cosa. Tu hai dimostrato già da amici di essere un artista molto completo e sul palco di Sanremo c'è stata questa conferma. Grazie. Però porti anche un cognome molto importante per il panorama musicale. Senti il peso di questo cognome o non ti interessa la cosa? Ma allora, prima ti dico la verità, prima lo sentivo molto di più, perché non avevo ancora avuto modo di farmi conoscere, no? Prima come persona, ed è una cosa che ci tengo tantissimo, perché secondo me prima dell'artista ci deve stare la persona, ok? E quindi io mi sono fatto conoscere per Luca. Poi ovviamente posso stare simpatico, posso stare antipatico alle persone, posso piacere, posso non piacere, io non pretendo di piacere a tutti. Non ho questa presunzione, ok? Perché manco Michael Jackson piaceva a tutti, figurati LDA, capito? Quindi apro e chiudo parentesi su questa cosa. Per quanto riguarda Storia del Figlio di, lo sarò per sempre, ok? È giusto, perché poi tutta la gente, no, lo sa. Poi ho un padre veramente che ha fatto tante cose per la musica italiana e me ne rendo conto, mi sono andato a mettere un po' in una strada difficile, ne sono molto consapevole. Però io non cedo nulla di male, che io penso sempre, no, se mio padre avesse fatto il medico, e anche io volevo fare il medico, nessuno avrebbe detto nulla, anzi forse solo complimenti, no, che bello che segui il lavoro di tuo padre. Perché non succede pure col canto, perché non succede pure col cinema, magari con un padre calciatore? E quindi il mio obiettivo è quello di togliere un po' tagliare un po' questo nastro, è un po' complicato, parlo a nome mio, ma in gara c'è un altro, c'è Leo Gassman che è bravissimo, e quindi piano piano tutti quanti stiamo cercando di cambiare un po' questa cosa, perché